ultime 13 immediatamente in casa col Palermo e di mettere questo. I numeri lo dicono, no? No, non so di cosa stai parlando. Cremonese è una grossa squadra. Squadra no, noi siamo una squadra che sta facendo bene, abbiamo fatto benissimo se avessimo vinto oggi e continuiamo per la nostra strada. Sono un gruppo di ragazzi motivati che vogliono far bene, trovano bene e ogni partita cerchiamo di fare il meglio di noi stessi. Questo è la sintesi. Il resto ognuno ha la sua opinione, stiamo qui a discuterla perché non se ne viene fuori su queste cose più mai. Ti porta bene da avversario a tiro? No, oggi no particolarmente perché penso che prende gol 10 secondi alla fine dopo aver avuto 3-4 volte soli davanti al portiere per chiudere senza mai, sì, un tiro abbiamo subito per tempo in porta e che ha fatto un po' di parata sulla cruz, mi sembra che avesse un po' impegnato tutto sopra. E c'è grande rammarico che ti fa diventare anche delusione tutte le cose positive che invece ci sono state. Quindi sbollita la rabbia bisogna essere sempre molto lucidi e penso che a noi ci manchino due punti. Però allo stesso tempo che i ragazzi hanno fatto una buona prestazione, hanno fatto quello che dovevano fare. Per quanto mi porta un po' meno bene, su tre volte che sono venuto però due risultati positivi su tre partite a casa. Quindi direi che un po' in controluce. La dinamica non è positiva, visto l'anno scorso ho dato espulso e abbiamo perso 4-1, l'espulso dopo pochi minuti. Stavolta invece a pochi secondi, 10 secondi dalla fine, abbiamo subito così un gol, fa vedere come ho appena detto le cose un po' meno positive di quelle che in realtà sono state in campo. Novara come l'hai visto? Parlo solo della mia squadra, Novara ho visto Guido perché sei un amico ti rispondo, una squadra che i numeri parlavi prima tu, ha vinto con Venezia, ha vinto con Palermo, ha vinto con Frosinone. E dico le più grosse, l'ho vista in casa col Parma e non ha meritato assolutamente di perdere, quindi è una buona squadra, solida, ecco, ragiono solo così, sulla partita guardo solo la mia squadra. È stato un episodio anche a Tiglio lì, il fallo su rigore, tu come lo valuti? L'hai visto bene? No, perché era dalla parte della mia panchina, girato, sì. E vi giuro, non ho chiesto cosa è successo, se era una bandierina e tutto. Sì, se la fuori. Allora, non so quello che è la dinamica, voi l'avreste mai rivista per televisione, quindi ditemi pure tranquillamente se era rigore o non era rigore. No, io dico semplicemente questo. La settimana scorsa, qui c'è qualche collega, penso, di Cremona. Sono un po' anche arrabbiato con la TV, che ha detto delle inesattezze. C'è degli episodi con Palermo, di mani, sembrava una parata del portiere, ma c'è dato il rigore. Quel Palermo uguale, c'è stata anche per la prima volta da parte mia una presa abbastanza seria. Dopodiché dico su questi episodi, non stiamo lì a discuterli, Ascoli abbiamo avuto un culo lanciato a rete, un nuovo uomo l'hanno steso, palo incredibile interno, fischiato fuori gioco alla regolare di un metro. Non ho mai parlato di questi episodi, perché questo nel calcio può succedere, quando gli arbitraggi sono sbagliati di principio che si può discutere. Quando l'episodio singolo sì, lo commentiamo. Ma se l'avessi visto non avrei nessun dubbio di dire è rigore, direi è rigore. Non l'ho visto, non vado oltre. Dico che penso abbia condotto una partita in buoni termini, al di là di questo episodio che potrebbe essere più o meno discutibile, che non lo so. Ha fatto una buona gara, non ha dato fastidio a nessuno dei due, non ha fischiato da una parte sola.